È bellissimo il silenzio, qui, perché c'è un silenzio incredibile, bellissimo. Stiamo percorrendo il lungomare della Versilia, in questo momento siamo a Forte dei Marmi, è bellissimo, stiamo per raggiungere Pietrasanta che andremo a visitare. Alle mie spalle un'inconfondibile opera di Botero, il famosissimo scultore e pittore colombiano che è stato legato a Pietrasanta per decenni. Questa è via Garibaldi, la via più elegante di Pietrasanta. Qui ci sono gli orafi, gli atelier, i pittori, gli scultori. Devo dire che è proprio una città degli artisti. Anche Gina Lollobrigida, che dopo l'attività cinematografica ha ripreso la sua passione per la scultura, ha qui modellato oltre 60 sculture, seguendo tutte le fasi del lavoro nei laboratori e nelle fonderie di Pietrasanta. Il centro della vita cittadina è concepito attorno a Piazza del Duomo, che taglia in due la città. Sulla piazza si affacciano il Duomo, intitolato a San Martino, Palazzo Pretorio, il Teatro, la Chiesa di Sant'Agostino e altri palazzi nobili. Dalla piazza principale si può raggiungere facilmente la Rocca di Sala, una salitina diciamo abbastanza ardua ma veloce da percorrere, e una volta arrivati in cima il panorama su Pietrasanta è impagabile. Fondata nel 1255 per il consolidamento dei confini di Lucca, subì un susseguirsi di domini, più
più volte sotto i Medici e sotto Genova, per tornare a Lucca e decadere nuovamente sotto i Medici fino alla rinascita nell'Ottocento, quando Pietrasanta salì al rango di città nobile. Quando si parla di Viareggio, Forte dei Marmi, Marina di Pietrasanta, vengono sempre in mente quei grandissimi stabilimenti balneari, il divertimento. Noi oggi vi porteremo alla scoperta invece di una spiaggia che ha preservato il suo stato naturale. Nel viale dei Tigli a Viareggio ci fermiamo all'altezza di Villa Borbone, dove troviamo parcheggio, per immergerci nella pineta che ci separa dal mare e dalla splendida spiaggia della Lecciona. La spiaggia della Lecciona è una di quelle spiagge italiane che ancora preserva il suo stato naturale, con le caratteristiche dune ricoperte di vegetazione. È situata fra Torre del Lago e Viareggio. La Lecciona, con la darsena di Viareggio, è l'ultima spiaggia della Versilia rimasta libera e senza alcun tipo di attrezzatura ed è inserita nel parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.